Marcello Schillaci, dopo un anno di interruzione a causa dell'emergenza Covid, torna il premio Annino di Giacinto. Quali sono le novità di questa edizione? Novità poche, nel senso che la procedura è sempre la stessa, c'è una commissione che diciamo, analizza tutte quelle persone che sono meritori del premio, ne sono tantissime, la scelta è sempre molto complicata, però con l'affetto che abbiamo per i teramane facciamo sempre cose fatte bene, i nomi sono sempre molto importanti, Si può fare qualche nome? sono nomi che hanno contribuito quest'anno, in particolare alcune istituzioni che per via del Covid sono state costrette a un doppio lavoro. Abbiamo riconosciuto questo premio a Maurizio Brucchi, in quanto responsabile regionale per quanto riguarda le vaccinazioni, il Covid. Abbiamo riconosciuto questo premio agli Alpini, l'associazione Alpini che diciamo, con il loro fare, il loro volontariato hanno contribuito fortemente. Abbiamo riconosciuto questo premio ad Antonella Ballone, diciamo la prima presidentessa donna, ma soprattutto il grosso incarico che ha di rappresentare la Camera di Commercio del Gran Sasso con l'Aquila. Abbiamo riconosciuto il premio a un grandissimo sportivo, un ultra sessantenne che diciamo, ha sempre portato il nome di Terminaldo, Normanno Di Gennaro. Abbiamo riconosciuto al sindaco Gianguido Alberto in qualità di presidente del Comitato Ristretto dei Sindaci. Abbiamo riconosciuto questo premio a una persona straordinaria, a Viviana Cori, il premio Paolina, un'infermiera che diciamo, nella sua vita professionale e anche dopo ha dato molto a livello di umanità, a livello di solidarietà. E poi abbiamo riconosciuto il premio anche all'università, no? Per aver messo diciamo, a disposizione l'hub per le vaccinazioni. E praticamente questi quest'anno sono i nominativi di quest'anno. Presidente Melarangelo, si rinnova la tradizione di un premio teso a dare un riconoscimento alle figure simboliche e che per Teramo ci sono sempre in qualche modo nella cultura, nell'enogastronomia, nell'arte, nella Teramo che c'è sempre. Sì, il comune di Teramo è vicino, a fianco a questa iniziativa molto significativa perché intanto è dedicata a una personalità che tutti ricordano, che ha avuto un grande successo nel suo settore, che è quello appunto della danza. È prematuramente scomparso, anche lui come altri, impegnato poi nella società, e nell'attenzione soprattutto nei confronti dei più deboli. E poi perché Teramo ha bisogno di recuperare e riappropriarsi anche di una cultura identitaria e quindi del proprio patrimonio. Per troppo tempo abbiamo trascurato il valore delle nostre radici, della nostra storia. E questo premio ci insegna e ci indica questo percorso di recupero fondamentale, necessario. Perciò noi con grande piacere lo teniamo vivo, ovviamente seguendo la dedizione del suo ideatore Marcello Schillaci, che in tutte le sue iniziative ovviamente esalta la cultura teramana, la cultura quella più legata alla storia dei suoi cittadini e quindi le tradizioni, per esempio, gastronomiche innanzitutto, ma anche le tradizioni popolari, quelle che il calendario ci racconta.